OCSE ci dice che c'è stata una diminuzione dei redditi reali delle famiglie nella media dei paesi OCSE per lo 0,2%. Cioè il reddito reale delle famiglie nei paesi OCSE diminuisce dello 0,2%. Ci sono solo due eccezioni. Il Regno Unito, che aumenta dello 0,2%, e l'Italia, nella quale il reddito delle famiglie aumenta per l'1,4%. Il dato italiano è 7 volte più alto di quello che accade nella media dei paesi OCSE. Perché? Perché noi avevamo poche risorse, ma quelle risorse le abbiamo tutte concentrate sul reddito delle famiglie, con l'aumento dell'assegno unico per i figli, con il taglio del cuneo contributivo per chi lavorava, una misura che vale orientativamente anche 100 euro al mese in più in busta paga, con la detassazione dei premi di produttività, con la detassazione del fringe benefit. Abbiamo concentrato le risorse sui redditi delle famiglie, non li abbiamo spesi per comprare i monopattini, non li abbiamo spesi per i bonus inutili, li abbiamo spesi per la cosa che era più importante fare.